Ciao a tutti, oggi terminiamo il decluttering del mio make-up per quanto riguarda i prodotti occhi. Ci occuperemo di prodotti in crema, quindi ombretti in crema in pot, ombretti in crema in stick o liquidi, poi di prodotti vari ed eventuali, mascara, sopracciglia, matite, eyeliner, un po' tutte queste cose. Soprattutto per quanto riguarda i prodotti in crema, intendo sfoltire parecchio perché sono in assoluto i prodotti che uso meno. Allora, in questo cestino ci sono gli ombretti in cialda singoli, di cui ho già fatto il declutter, e ci sono anche i prodotti in crema in pot di cui voglio parlarvi oggi. Allora, innanzitutto partiamo dai primer occhi. Allora, il mio primer, quello che utilizzo regolarmente, è questo di Smashbox, il 24 ore Photo Finish Eyeshadow Primer. È fantastico, è uno dei primer migliori che ho mai utilizzato, fa durare a lungo l'ombretto tantissimo, non fa andare nelle pieghe e ravviva anche il colore, lo adoro, appiccica bene, diciamo, senza però rovinare o disturbare la sfumabilità degli ombretti, lo amo alla follia. Non me ne disco affatto. Questo di NYX è un prodotto che ho utilizzato ed amato molto in passato. Si tratta della shadow base, quello in questa colorazione. Diciamo, l'ho utilizzato parecchio. Ormai si sta andando a seccare. Li preferisco di gran lunga, nonostante non abbia una base colorata, questo di Smashbox. Quindi questo lo vado a cestinare. Qui metterò i prodotti che decluttero, sia quelli che do via sia quelli che butto via. Ci saranno prodotti da buttare più che in altri video, essendo questi prodotti in crema e alcuni molto vecchi. Però insomma, per ora metto tutto qui, giusto per facilità di conteggio. Poi altro primer, tra virgolette, che amo alla follia è questo prodotto di LIT. In realtà si tratta di una colla per glitter, l'ho utilizzata tantissimo e non si vede assolutamente, perché quello che vado a fare è semplicemente mettere qua il dito, fare questo lavoro, quello che mi rimane sul dito lo spalmo un po', lo metto sulla palpebra e a quel punto posso appiccicarci la qualunque. Resta attaccata a qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di polvere, qualsiasi tipo di glitter, qualsiasi cosa, e ravviva tantissimo il colore, la brillantezza. È un prodotto meraviglioso. So che ci sono tante colle per glitter buone, ho sentito parlare molto bene anche di quella di Too Faced e di quella di NYX. Io ora ho questa e penso che mi durerà tantissimo, quindi me lo tengo. Per quanto riguarda ombretti in crema, quanti ne abbiamo? 1, 2, 3, 4 e 5. Me ne ero già lasciati pochi perché non sono prodotti appunto che uso tanto. Andiamo a vederli uno per uno e ci disfiamo praticamente della maggior parte. Questo di Wycon è un prodotto in realtà non propriamente in crema ma in mousse. Si chiama Soft Mousse Eyeshadow e questo è in colorazione 10. So che questi sono prodotti molto 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 amati e lo posso capire. Si tratta di questo color rosa, rose gold, diciamo, è veramente molto bello. E io voglio darlo via per il semplice fatto che questa formulazione in mousse, a mio avviso, va a enfatizzare i difetti della mia palpebra che non è più giovanissima. Sono prodotti che consiglio fino ai 35 anni, diciamo, o comunque se non avete palpebre troppo segnate, altrimenti un pochino le mettono in evidenza. Ottimo, bellissimo il colore, durata estrema, è già asciutto completamente, dura tutta la vita. Questo lo regalo a mia sorella perché è il suo colore ed ha una palpebra più giovane della mia. Kiko, ho due prodotti. Questi prodotti hanno fatto il patto col diavolo perché, nonostante abbiano anni, non fanno una piega. Questa è un'edizione limitata, il colore è splendido. Si tratta di un taupe che va al verde. Quindi praticamente uno dei miei colori, molto molto bello, però ragazzi io non so cosa dirvi, non mi viene mai di prendere in mano questo ombretto, forse perché ho colori simili in altre formulazioni. Io comunque quando voglio fare un trucco veloce tendo con molta più facilità a prendere uno dei miei singoli in polvere, sfumarlo velocemente sulla palpebra, che non a prendere un prodotto in crema. Quindi questo lo do via, probabilmente lo darò a mia mamma perché è ancora molto molto buono.
Questo di Kiko invece che è impermanente, si tratta del numero 05, è qualcosa di straordinario. È vero che non uso tanto questi prodotti, ma io da questo non credo riuscirò a staccarmi perché è una roba fenomenale. Guardate che cosa è. Non che io non abbia in, mamma mia, in crema prodotti, in polvere prodotti simili, ma questo è veramente stupendo. Mi piace tantissimo il fatto che sia super leggero sulla palpebra, questo non evidenzia affatto i difetti della palpebra e ha questa meravigliosa luminosità. Quindi questo lo tengo, lo uso anche quando faccio degli smokey eyelow al centro della palpebra, è qualcosa di eccezionale, quindi questo sicuramente lo tengo. Pupa Vamp, questo era un dupe di un prodotto di Chanel, sempre in crema, questo era il numero 600, molto bello, questo colore grigio scuro violaceo. Veramente bello, anche questi prodotti non si rovinano facilmente nel tempo. Questo un pochino si è andato leggermente a seccare, ma veramente poco. È molto bello, l'ho usato spesso come base per degli smokey, ma non lo uso da tantissimo tempo. Quindi o lo faccio provare a mia mamma o lo butto perché è un pochino secco, comunque sicuramente me ne libero. E un altro prodotto di cui non mi libero affatto è questo prodotto di Shiseido. Questi sono prodotti in crema che potrei acquistarli, li uso con la stessa facilità di sfumabilità, di effetto sulla palpebra di un ombretto in polvere, che sono sempre appunto la mia prima scelta ed è questo colore stupendo. È stato molto famoso su YouTube, questi io non capisco, non fa una piega nel tempo. Si tratta di questo colore fantastico, tra l'altro molto sdoganato nel tempo, è un giallo verde lime, è stupendo come base, magari anche con citron di Nabla, oppure mi piace mettere questo e poi applicare sopra questo prodotto di Lit, vediamo se riesco a mostrarvelo. Sono brillantini, ve li ho fatti vedere nell'ultimo video. Questi applicati, ma non si capisce, applicati sopra questo fanno un effetto meraviglioso. Ma anche l'ombretto di Urban Decay, questo, è fantastico applicato sopra questo giallo lime. Non so, ma non lo vedrete secondo me dalla camera l'effetto. È qui in questo punto, strepitoso. Lo tengo assolutamente, mi piace impazzire e ripeto, nel tempo non ha fatto una piega. Quindi chiudiamo tutto perché sennò faccio un gran casino. Tornando a noi, avevo 5 ombretti in crema e me ne tengo 2. Questa volta mi sono portata l'acqua micellare bifasica perché questi prodotti non sono assolutamente facili da struccare. E con le salviette non ci farei assolutamente niente, quindi usiamo il bifasico, non vi farò lo swatch di tutto, state tranquilli. Allora, con questo cestino abbiamo terminato. Passiamo a questi. Questi sono i miei ombretti in stick e liquidi. Allora, partiamo da quelli liquidi. Ne ho 5, 3 di Mix e 2 di Essence. Allora, i 2 di Essence sono molto diversi fra loro. Si tratta dei Metal Shock, ve ne ho parlato tantissimo, specie di quello oro. Quello oro è il numero 01 Solar Explosion. Come vi ho detto più volte, è una colata di metallo fuso sugli occhi. Adoro la formulazione, non è affatto pesante, è facilissima da sfumare. Questo è un ombretto meraviglioso da usare in estate velocemente, questo soltanto sfumato fino alla piega, un bel rossetto brillante, un bel lucidalabbra, una bella base luminosa e avete fatto tutto. Questo lo tengo assolutamente. Questo invece è il numero 06, si tratta di un violaceo, diciamo, un viola grigio. Questo rispetto all'altro ha dei brillantini all'interno, quindi non è tanto l'effetto metallo fuso quanto l'effetto del brillantino che dà anche un aspetto un po' duochrome all'ombretto. Anche questo è splendido, usato da solo e anche questo lo tengo. Questi tre di NYX tra loro si somigliano tantissimo, infatti sono anche, mi pare, in scala come colorazione, li avevo avuti in regalo. Sicuramente tengo quello
Nude to Me, non mi ricordo qual è, o forse questo, New Romance mi pare sia il mio preferito, che è un rosa antico, che è una via di mezzo fra il rose gold e il rosa antico con un po' di lilla all'interno. Hanno un effetto meno metallico questi, meno brillante, meno evidente rispetto a quelli di Essence, ma sulla palpebra stanno da Dio. Allora, facciamo prima di decidere, facciamo gli swatch di tutti. Questo è il Bronze Mirage numero 12, questo era il numero. A trovarlo 8, questo è il numero 12, quindi dovrebbe essere un color bronzo, esatto. Questo è un color bronzo. Direi che di questi colori sono piena anche negli ombretti in polvere ed è un colore che non uso da solo. Preferisco, usato da solo, usare o questo rosa per stare più sul romantico andante o uno di questi due che si notano di più. Questo lo do via. E questo invece è il Nude to Me numero 11, dovrebbe essere quindi una tonalità più nude, esatto. Questa è una tonalità più nude, un rosa antico con meno influenza lilla rispetto al precedente, anche questo abbastanza insulso, carino, però visto quello che ho, tengo comunque quello che è sempre stato il mio preferito. Quindi ne tengo 3 e ne do via 2 di quelli liquidi. Ah, che bello con l'acqua micellare bifasica, viene via tutto meglio. Passiamo agli stick. Per la maggior parte si tratta di prodotti di Kiko, quelli famosissimi, ma non solo. Mettiamoli in piedi, se no dondolano. Allora, che non sono di Kiko, sono questo di Make Up Forever, ve l'ho fatto vedere 1000 volte, l'M32, un bellissimo verde oliva dorato che io uso tantissimo d'estate da solo, waterproof e assolutamente lo tengo. Poi ho questi due di Dior che tutte le volte che li guardo mi fanno ricordare di quanto non voglio assolutamente più spendere troppi soldi per prodotti di questo genere se so di non usarli nel quotidiano, perché questi hanno una formulazione che nel tempo, ovviamente, ma hanno anni e non è un loro problema, hanno una formulazione che si è rovinata, visti così non si direbbe, ma sono, questo l'ho usato pochi giorni fa, è praticamente insfumabile. Era un bellissimo rose gold pesca. Erano double ended, da questa parte c'è la matita Cajal, meravigliosa, la matita sarebbe da tenere ma non ha senso, questo lo devo buttare, oppure lo do a mia mamma solo per fargli utilizzare la matita. Di questo avevo perso una parte, allora la parte dell'ombretto è questa ed è un bellissimo taupe argento chiaro, molto molto bello, dall'altra parte avevo perso la matita, mi era volata via. Quindi non c'è più, purtroppo questi li devo buttare, non si sfumano più, va bene ancora questa, la parte della matita, però anche questa si fissa ma non si sfuma più facilmente. Mi sa che questi li devo buttare. Un prodotto che non butto di sicuro, anche se è vecchio, è questo di Deborah, è un matitone marrone scuro che ho usato tantissimo e continuo a usare tantissimo. Strepitoso, è difficilissimo trovare un opaco così scuro. Io lo uso anche nella rima interna, anche sfumato sotto la rima o sopra la rima, sfumato sugli occhi anche col dito è fantastico, ma soprattutto è eccezionale come base per sbocchi intensi marroni che sapete sono tra i trucchi che io preferisco, quindi questo assolutamente lo tengo. Poi procediamo, credo di avere a questo punto solo Kiko. Vediamo. Allora, decido di dar via tutti quelli con colori più banali, quelli che di solito si prendono in mano per fare un veloce trucco da tutti i giorni, perché non li uso. Tipo questo è bellissimo, è il più famoso forse, lo 05, un marrone rosato stupendo, ma io non uso più questo tipo di prodotti. Ripeto, prendo uno dei miei ombretti in polvere classico e basta, però questo è ancora fantastico, utilizzabilissimo sia da mia mamma che da mia sorella, quindi questo lo do a loro. Numero 36, un bellissimo rosa
anche qui stupendo, è un rose gold, un po' più rosa che gold, però i riflessi dorati ce li ha. Sugli occhi azzurri di mia sorella può essere fantastico, io non li uso, non c'è niente da fare. Questo è lo 07, che è un doratino anche qui perfetto sulla palpebra mobile, se non avete voglia di truccarvi per dare solo un po' di luminosità, molto bello anche da utilizzare come punto luce all'interno dell'occhio, ma ripeto, non lo uso, vado su questi quando voglio un effetto di trucco veloce, quindi anche questo lo do via. Il 28 è quello opaco, se non mi sbaglio, il crema opaco, bellissimo da usare come base, un crema rosato, bellissimo da mettere sotto l'arcata sopraccigliare, mai preso in mano in un anno, quindi lo faccio sfruttare a chi lo usa. Poi questo era uscito con un'edizione limitata e questo mi ricordo che mi piace tanto. Da una parte ha la matita casuale che è bellissima perché si tratta di un grigio ferro, è molto più facile trovare un nero. Questo è un grigio ferro che va quasi all'ottanio, è veramente bello. E da questo lato c'è un bellissimo ombretto ipermetallico e leggermente brillantinato, anche questo va vagamente all'ottanio. Con questo sì che faccio un trucco completo, una sorta di smokey eye molto metallico con un bel nero all'esterno e una bella transizione, viene fuori uno smokey eye in 5 minuti, è veramente stupendo e questo lo tengo. Poi, altro colore che do via, numero 37, si tratta di un bel borgogna, sapete che io li amo, però anche questo da solo non lo userei. E come base, quando uso colore di questo genere, non mi viene mai in mente di usarlo perché non uso base, nel senso che gli ombretti che ho di questo colore mi danno già soddisfazione di per sé. Questo è un colore strepitoso, era ancora di quelli usciti in edizione limitata, nonostante sia vecchio, ragazzi, è ancora perfetto ed è questa meraviglia. Questo lo tengo perché è particolarissimo, bellissimo anche nella rima inferiore dell'occhio, ha questo aspetto metallizzato che è qualcosa di eccezionale. Io spesso lo uso come base all'ombretto di ColourPop che avete visto nel video precedente, vi mostro velocemente. Guardate che cosa non viene. Guardate che meraviglia. Quindi questo lo tengo proprio perché è un ombretto particolare con cui creare un trucco veramente bellissimo e intenso. E mi sa che tengo anche questi altri due. Questo per lo stesso motivo dell'azzurro, si tratta di questa meraviglia di lilla ciclamino freddo. Guardate che cosa non è. È un colore pazzesco, difficilissimo da trovare in giro. Per questo lo voglio tenere. Guardate la meraviglia. Questo è bello da solo, ma è stupendo anche sotto i lilla di Juvia's Place, i lilla delle palette di Nabla. È qualcosa di fantastico. E questo è un blu meraviglioso. Così, è un blu inchiostro con un po' di nero all'interno. Anche questo leggermente metallizzato, che uso questo sì come base su colori viola, blu. Come vedete, ho cercato di tenere cose particolari che non ho ripetute altrove o che so mi possono servire per vari trucchi che io faccio. Quindi ho terminato i prodotti in stick, me ne sono rimasti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ne ho dati via 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi ne ho tenuti meno della metà. Quello che volevo provare a fare adesso, mi sa che devo usare un altro cotoncino perché qui questi colori sono cattivissimi e lo sapete meglio di me, però quest'acqua micellare è capace del miracolo. Togliamolo anche bene dalle dita, così, e asciughiamoci.
volevo provare a mettere tutto, cioè andare a togliere un po' di scatoline in giro e andare a compattare qui. Allora, questi sono i prodotti in polvere, dicevamo. Questo è quello che mi resta di ombretti in crema. Questo mettiamolo qui, qui. Qui ci mettiamo la colla. Questo di Wet n Wild lo mettiamo qui. E qui mettiamo i prodotti che mi restano così. Ecco. In una scatolina ho tutti i miei ombretti mono di qualsiasi genere e specie. Sono contentissima perché questi li uso per davvero. Andiamo, prima di continuare, a queste due cose che io ho sul mio vanity table. Si tratta di matite occhi e mascara, cerchiamo di far veloce, due pettinini per le sopracciglia. Questo di Essence è praticamente rotto, lo butto via, questo faceva parte di un kit di pennelli, è ottimo e lo tengo. Poi eyeliner, diamo via tutto perché ragazzi, io che parlo di eyeliner è, non lo so, come chiedere a un uomo di parlare di mestruazioni, no, non è per me. Questo è quello famosissimo di NYX, ottimo, l'ho utilizzato, ma io non uso gli eyeliner, non li so usare, non c'è niente da fare, via. Questo è un altro prodotto di NYX, un bellissimo ottanio, pensavo di usarlo perché amo questo colore, non l'ho mai usato. E questo era un bellissimo eyeliner di Wet n Wild, molto facile da usare per questa punta. Io lo utilizzavo più che altro a stampo per fare le codine, non è male affatto, ma quando lo uso io mi verrebbe voglia di tenere almeno questo, giusto per averne uno, ma tenendolo da parte. Poi mascara 1, 2, 3, 4 e 5, ne ho 5 aperti. Allora, questo ho aperto da poco, il mio mascara preferito, non ve ne parlo più perché vi esce dalle orecchie. Altro mascara di Essence che amo, questo è il False Lashes Dramatic Volume Unlimited, anche questo è un mascara ottimo. Lo preferisco meno rispetto a questo perché fa tutto quello che fa questo ma allunga meno, ma è molto facile, molto 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 facile da struccare, quindi è un mascara che uso tanto nel quotidiano. Ciglia Sensazionale di Maybelline, il mio secondo mascara preferito, prima di scoprire questo era il mio preferito in assoluto. Lo sto praticamente finendo, vediamo come stiamo messi. Sì, ce n'è ancora, lo sto finendo, quindi lo tengo. Questi due li do via. Questo è praticamente quasi finito, si tratta del Monsieur Big di Lancome versione waterproof. Vi ho detto tante volte che è il miglior mascara waterproof che io abbia mai provato nella vita, perché funziona per davvero, nel senso che mantiene le caratteristiche di un normale mascara, quindi volumizza eccetera, però è anche waterproof. Io uso pochissimo però il mascara waterproof, questo comunque lo butto via perché in ogni caso quasi finito. Questo non mi è piaciuto purtroppo, mascara di Essence I Love Extreme, non è l'I Love Extreme il mio mascara preferito, non mi è mai piaciuto particolarmente. Questo l'ho voluto provare perché in colorazione marrone, molto bello il marrone, ma a parte colorare le mie ciglia non fa granché. È un mascara adatto a chi ha già le ciglia, quindi via anche lui. Questo prodotto di Kiko è una matita double ended che io ho usato per milioni di anni. Questa è la parte perlata, diciamo. Io l'ho sempre usato da questo lato, color crema. La usavo sotto l'arcata sopraccigliare, sfumata, e poi andavo a metterci l'ombretto in polvere. Non è una cosa che faccio più, mi piace molto meno l'effetto troppo vistoso sotto l'arcata sopraccigliare. Questa la regalo a mia mamma. Le due matite sopracciglia che ho in utilizzo, la mia Precision Eyebrow Pencil numero 02 di Kiko, non ve ne parlo più, micromina fantastica, forse la mia matita preferita anche in rapporto qualità-prezzo per le sopracciglia, quindi questa la tengo. E questa di Puro Bio ve ne ho parlato di recente, molto diversa da quella
di cui vi ho parlato prima, molto più cerosa, però perfetta se avete fretta, dovete riempire solo qua e là, è una matita bellissima, quindi la tengo. Poi qui ho tre cosini per togliere le ciglia, questo è vecchissimo, lo butto, questo di Essence e questo di Kiko sono ottimi, mi trovo molto bene. Due pennellini per eyeliner o eyeliner sfumato che utilizzo anche per le polveri, li tengo qui perché mi ci trovo bene. Quindi rimettiamo qui dentro il mascara che tengo, le due matite sopracciglia, pettinino per le sopracciglia, l'altro mascara. Sono molto indecisa se tenere o meno questo, vado via, è inutile, non sono cose che uso, quindi vado via, basta. Allora, passiamo alle matite occhi. Io avrei l'ardire di far stare le matite occhi qui dentro, perché di fatto di queste poi ne uso molto meno di quelle che ho e alcune sono molto vecchie. Allora, sicuramente tengo questa. Recente acquisto fatto da Kiko, è splendida, è un verde meraviglioso, metallizzato, stupendo, che dura tanto anche nella rima. È la 08 del Intense Color Long Lasting Eyeliner, usato per anni la marrone, ve ne ho anche parlato, quindi questa la tengo di sicuro. Facciamo così, tengo. Allora, questo è un backup di un'altra matita di questa. È una double ended, sempre di Kiko, era uscita in edizione limitata. Tengo entrambi, ma il backup lo toglierò da qui. Questi erano i colori. Ve ne ho parlato tanto di questa matita. La uso spesso con la palettina di Kiko, la Smart. È questa la matita che vi cito sempre, è fantastica. Tengo entrambi, ma il backup lo metterò altrove. Poi questa matita di Wet n Wild, se non mi sbaglio, no, di Wycon, la do via. È lunghissima ma è dura, è un viola con dei brillantini, io non lo uso mai. La do via questa di Kiko, uscita, non c'è più la punta, in un'edizione limitata, è un blu elettrico stupendo. Ce l'avessi adesso nuova la userei, allora era un colore che non usavo, ormai è vecchia, la butterò. Anzi, teniamo da parte così poi contiamo. Poi, in una follia di 1 milione di anni fa, presi due matite di Sisley a qualcosa come 30 euro l'una, non lo farò mai più. Questo è un nero con brillantini, tra l'altro entrambi con i brillantini, e questo è una specie di marroncino con brillantini. Come vedete, sono praticamente inutilizzate. Follia, non farò mai più una roba del genere. Via. Questa è una splendida matita Ottanio di Kiko, uscita in un'edizione limitata che purtroppo ho rovinato perché l'ho temperata, spero di poterla recuperare, la tengo ancora finché la posso usare. Questa è sempre della stessa linea Intense Color Long Lasting Eyeliner, l'ho usata molto in passato, è questo doratino, non la uso più. Via. Poi questa è una matita blu di Kiko, invece di quelle più nuove, la numero 06 delle Lasting Precision, una delle mie matite preferite in assoluto, ve ne ho parlato tantissimo. È un blu stupendo perché è un blu blu, ma è un blu notte, ma che non sembra nero, è un blu vero proprio, e quindi assolutamente la tengo. Questo color crema era un'edizione di Kiko vecchissima, lo do via. Questa è la matita di Pupa, uguale alla mia nera preferita, ma quella marrone, e ovviamente la tengo. È un bellissimo marrone scuro, stupendo, stesse caratteristiche della nera, la numero 74 di Multiplay, la tengo. Vecchia matita di Kiko, sempre edizione limitata, marrone, non la uso più, ma la do via. Funziona ancora. La mia 09 di Pupa, quella nera, ovviamente la tengo. Questa era della stessa linea di questa, ma un altro colore. Qua abbiamo un marrone bruciato da un lato, opaco, e dall'altro lato un rose gold. Questa è una matita veramente molto bella e la tengo. Questa è una matita vecchia di Bottega Verde, verde,
Ma non mi è mai piaciuta tanto. Le matite labbra di Bottega Verde le adoro, le matite occhi non troppo, almeno non questo colore, è poco intenso e un po' duretto, difficile da sfumare, quindi lo do via. Altra matita di Bottega Verde sul grigio, ne ho altre sul grigio che preferisco adesso, quindi la do via. Questa era una matita di L'Oreal, sempre sul grigio. Non è tra le mie preferite, l'ho usata parecchio ma non la uso più, quindi anche questa la do via. Altra edizione limitata di Kiko, secondo me nelle edizioni limitate di Kiko ci sono delle cose molto carine. Questo è un prugna violaceo, diciamo, ma dovrei averne un'altra, di un'altra edizione limitata di Kiko sul prugna violaceo. Mettiamola in forse, non lo so. Allora, proviamo a sbucciarci vicino la Chanel. La Rouge Noir è molto simile, preferisco di gran lunga la Rouge Noir, tra l'altro ne ho due. Allora, do via questa di Kiko e tengo le due Rouge Noir. Come vedete, una quasi terminata, sì, le crayon col di Chanel, sì. Una, questa è quasi terminata, portata avanti a buon punto. Questo era il backup, tengo entrambi e i backup li metto altrove. Poi, matita di Kiko sul viola, sempre della linea Intense, quella lì, Intense Color Long Lasting Eyeliner. Questo come colore non mi piace tantissimo, lo do via. Altra matita di Pupa 09, la nera, la tengo. Matita di Clinique, questa mi era uscita in un kit, è un'automatica che non esce più, è rotta, non l'ho finita, eh. Però non esce più, andata, quindi via. Questa è un'altra matita di Clinique. Questa, se non mi sbaglio, ha dei brillantini all'interno. No, è metallizzata, ne ho due, mi sembra, perché anche queste mi erano uscite in un kit, ne ho due. Diciamo che ne tengo una perché è un bel grigio, grigio nero metallizzato, è simpatica. Una la tengo e una la do via. Matita di NYX, questa in realtà è una matita labbra su un grigio ferro che io ho messo nelle matite occhi perché comunque sulle labbra non la uso, ma ho altri colori simili, non mi serve. Matita di Pupa Stupenda, uscita in un'edizione limitata, automatica, un marrone rossiccio meraviglioso, super sfumabile, fantastico, quindi questa la tengo. Matita di Kiko automatica, questo è un grigio taupe che adoro, è bellissimo, ha anche qualcosa di lilla all'interno, somiglia un po' però a quella di Smashbox, questa in gel che come formulazione mi piace un sacco, no, ma quella di Smashbox è più color talpa proprio, questa ha un po' di lilla all'interno, quindi le tengo entrambe. Questa era una matita blu di Essence, molto bella, uscita in un'edizione limitata, ma è veramente troppo troppo vecchia e anche questa si è bloccata, non esce più, quindi la do via. Matite burro, allora una l'ho già data via perché era vecchia, una è di Debalma, io non amo affatto le matite occhi di Debalma, questa sì, è un colore carne, quasi scuro. E a me piace questo effetto quando uso questo tipo di matita all'interno dell'occhio più che il bianco accecante. E questa era una matita di Kiko, più o meno il colore simile di un'edizione limitata. Do via quella di Kiko, tengo quella di Debalm, giusto per averne una. It Style numero 05, un verde salvia, molto bello. Bellissimo, questa mi piace tanto. Avevo usato anche la marrone di questa linea, è leggermente metallizzata, questa mi piace tantissimo e la tengo. Poi due matite, una è la Magic Call di Givenchy, un altro marrone bruciato, come vedete abbastanza simile a quello di Pupa, un po' meno rosso. E questa è quella di Make Up Forever, che è un bronzo leggermente dorato. Allora, do via quella di Make Up Forever, quella di Givenchy. È molto bella, eh? Sì, ma è diversa da questa perché questa è più rossiccio. Tengo quella di Givenchy. Allora, ne do via.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. La faremo, proviamo a cambiare contenitore perché questo forse è un pochino più grande. E ne tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e ci stanno. Yeah! E 17, 18 che sono da capo, quindi ne ho dati via esattamente la metà. Adesso toglierci sta roba sarà una cosa infernale, ma ci manca pochissimo al termine perché ho un ultimo cestino di varie ed eventuali. Ci sono backup, cose che uso poco, cose di questo genere, e anche lì andremo molto a sfoltire quest'acqua micellare. Vedete che non mento quando vi dico che una cosa funziona. E guardate che ho usato anche matite molto resistenti, eh? Ok, allora, ultimo cestino. Sono molto 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 contenta di essere riuscita a mettere tutto qui, cioè sono stracontenta. Allora, ultimo cestino, backup dell'Eyebrow Precision di Kiko, lo tengo nei backup insieme alle due matite, due pot sopracciglia di Mulac, uno l'ho usato, uno l'ho solo provato, questo è quello più utilizzato perché è adatto al mio colore, questo l'ho solo provato. Allora, questo non è il mio colore, lo do a mia mamma, e questo si è seccato. Quindi no, neanche il mio colore lo do a mia mamma perché saranno secchi entrambi. Allora, l'ho usato molto volentieri, mi è piaciuto. Se usassi regolarmente questo tipo di prodotti sarebbe sicuramente uno di quelli che andrei a ricomprare. Mi sono accorta nel tempo però che non sono i prodotti che vado a cercare normalmente. Matita sopracciglia di Catrice, a me piace, mi è sempre piaciuto, l'ho usata anche due volte mi pare in passato, però adesso ne ho che preferisco, ma questa è una delle matite preferite di mia mamma, quindi la darò a lei. Poi 1, 2, 3, 4, vediamo un po', 5, 6, sì, 6 mini mascara, trovati tutti nei kit, io questi li butto via tutti perché li ho praticamente aperti tutti, perché io ogni tot me li metto in borsa, poi non li uso, ma li apro, li uso una volta e basta. Sono quasi tutti di Clinique, quelli che si trovano sempre nei kit, li butto via, non ha senso tenere. Qui contiamo e niente, questo era di Sensai, quasi ho utilizzato quasi tutto, questo di Make Up For Ever non ha senso che io li tenga. Questi erano i primer occhi trovati nella Naked Smoky, se non erro, quindi hanno un milione di anni, ne ho usato uno, gli altri non li ho aperti, proverò a vedere se mia mamma vuole provarli, ma è inutile che li tenga qui a prendere polvere. Due matitine waterproof di Make Up For Ever, anche queste trovate in qualche kit, una usata, una meno, anzi tre, l'unica usata è questa, le altre tre sono ancora da aprire. Con le matite nere che ho le mie preferite, non ha senso che le tenga. Questo non c'entra niente, va nel Back to Mac, era il primer labbra, lo metterò in una scatolina che farò apposta per il Back to Mac. E queste sono due matite nuove sopracciglia di Puro Bio, una ha lo stesso colore di quella che ho in utilizzo, se non mi sbaglio, ma neanche, sono tutti e tre colori diversi, io le ho ricevute tutte e tre in regalo, quindi le proverò. Vediamo qui questa bella, un bel colore marrone freddo. Questa forse per me è troppo chiara, mi sa, almeno andava bene quando avevo i colori più chiari. Tengo questa, anzi la metto qui da usare,
perché comunque l'avevo già aperta, perché sicuramente l'avevo già swatchata, quindi tanto vale che non la metta nel backup, ma la metto qui nelle cose da usare. E questa la do a mia mamma, quindi ho fatto anche questo cestino, praticamente ho dato via quasi tutto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 prodotti. Questo va in back to MAC e io mi sono tenuta praticamente solo una matita di Puro Bio, il backup di questo, della matita della sopracciglia di Kiko, e tengo il backup delle mie due matite occhi doppie che avevo. Quindi questo è tutto quello che ho dato via oggi. Direi che non è male, sono strafelice. Perché di due contenitori sono riuscita a farne uno. Qui ci sono mascara, prodotti sopracciglia, matite e eyeliner che uso per davvero. Tutti i miei prodotti mono per gli occhi, ombretti mono e questi backup stra felice. Vi voglio far vedere che cosa do via di prodotti occhi in questo declutter. Questo è quello che avete visto oggi. Questi sono gli ombretti singoli che ho dato via l'altra volta. In questa palettina, alla fine, ho messo quelli che avevo tolto dalle mie palette self-made. Questi. Queste le due palette self-made che do via. E queste le 28 palette occhi che do via. Cioè, questo è tutto ciò che do via. È tantissimo. Sono contentissima, ho davvero quello che mi serve, che mi piace, che uso con gioia vera, stra felice. Con gli occhi abbiamo finito, cominceremo un'altra lunga marcia per i prodotti labbra, cercherò di non essere troppo lunga. Vi metterò anche le matite labbra perché negli altri precedenti declutter non le avevo mai inserite, ma in tante poi me le avete richiesto. Quindi affronteremo anche il tema matite labbra, magari farò un video specifico così lo potrà vedere solo chi è veramente interessato, perché a non a tutte interessa l'argomento matite labbra. Ho finito e ci vedremo con i rossetti quanto prima. Come sempre vi ringrazio, vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!